Un piccolo segnale di vita. Dalle 7 alle 19 i treni della metropolitana di Kharkiv hanno ripreso a funzionare e per tutta la settimana le corse saranno gratuite. Questo non vuol dire certo che la guerra è finita in Ucraina, anzi, nel 90° giorno del conflitto i bombardamenti continuano e la stazione durante i raid potrà ancora essere usata dai cittadini come rifugio. A est i russi stanno intensificando le operazioni militari e si preparano a riavviare l'offensiva nell'area di Zaporizhia. Fuoco intenso a Donetsk, a Severodonetsk, poco più a nord, sono morti 4 civili in un edificio residenziale. Intanto dalla martoriata Mariupol vengono fuori nuovi orrori. Il portavoce del sindaco ha annunciato che sono stati trovati circa 200 corpi tra le macerie di un rifugio. Mariupol è un cimitero, ha detto. Secondo l'ufficio del procuratore generale ucraino, dal 24 febbraio sono rimasti uccisi 234 bambini, la maggior parte nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. Numeri probabilmente sottostimati. Intanto l'assistenza militare a Kiev non si ferma. 20 paesi daranno nuovi aiuti, compresa l'Italia, che il capo del Pentagono ha ringraziato. E fanno rumore in queste ore le dimissioni presentate da Boris Bondarev dall'incarico di consigliere della missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra. A servizio di Mosca da 20 anni, Bondarev ha ammesso di non essersi mai vergognato così tanto del suo paese. Da Davos la presidente della Commissione europea von der Leyen ha assicurato che l'Europa farà tutto il possibile per aiutare gli ucraini. Devono vincere questa guerra e l'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico, le sue parole.